In primo piano c'è l'emergenza migranti, altri 150 ne sono sbarcati nelle ultime 24 ore a Lampedusa, dove il centro di accoglienza con più di 700 presenze è ormai ben oltre la sua effettiva capacità. E un altro sbarco in giornata c'è stato sulle coste calabresi. Partiti da Smirne, in Turchia, i 164 migranti sbarcati poche ore fa nel porto di Crotone, in Calabria, hanno percorso la stessa rotta che mesi fa è costata la vita ad almeno 94 persone, vittime del naufragio avvenuto a poche decine di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro. Ma questa volta hanno viaggiato a bordo di uno yacht di lusso. Tre migranti sbarcati al porto in due distinti momenti, ci sono 50 minori, la maggior parte non accompagnati, e 18 donne, una delle quali incinta. Resta da capire come abbiano potuto navigare su un'imbarcazione tanto lussuosa che, stando alla testimonianza di uno dei sopravvissuti al naufragio di Cutro, potrebbe somigliare a quelle pubblicizzate dai trafficanti e dagli scafisti senza scrupoli. Nelle ultime ore a Lampedusa sono arrivati 33 tunisini, tra cui 8 minori e 7 donne. Si sono aggiunti ai circa 500 migranti sbarcati nelle ultime 24 ore nell'hotspot dell'isola. Al momento ci sono poco più di 700 persone, di cui un paio di centinaia in partenza, un numero sempre troppo alto rispetto alla capienza di 350 posti. In mattinata nel porto di Carrara l'arrivo di una nave di emergency con a bordo 55 migranti portati dopo visite mediche e identificazione nei centri d'accoglienza della regione. Un modello organizzativo rodatissimo che rappresenta veramente una perfetta sinergia tra Stato, Regione, enti locali, sanità marittima, tutte le componenti attive, per cui in più c'è già stato il piano di distribuzione. Solo in questi primi mesi dell'anno gli sbarchi rispetto allo stesso periodo del 2022 sono quadruplicati e c'è già una nuova richiesta d'aiuto. Proviene da un gommone al largo della Libia che avrebbe oltre 100 persone a bordo.